come stanno facendo bene tutti gli altri, io credo che l'atteggiamento sia cambiato e bisogna continuare su questa strada. Per quanto riguarda gli infortunati, i rientri dovrebbero essere imminenti, nel senso che prima di Monza difficilmente per la partita di Coppa Italia rientrerà qualcuno, però credo già con l'Atalanta magari qualcuno potrà essere a disposizione. Quadrado da martedì dovrebbe essere con la squadra. E Federico sta molto meglio, sono molto contento. E se fossi certo che anche domani a partita in corso farebbe la differenza, facesse la differenza, lo farei entrare a partita in corso. Domani un'altra partita. Nel calcio c'è la regola che quello che fai il giorno dopo non conta più. E quindi bisogna solamente pensare a lavorare, avere il profilo basso. Il risultato della Juventus in campionato comunque deve essere quello dei primi quattro posti. Domani sicuramente sarà una partita completamente diversa perché a Napoli le partite non finiscono mai, sono sempre complicate, difficili, anche perché affrontiamo una squadra molto forte tecnicamente, ben organizzata e ben allenata. Credo che domani sarà una bellissima partita, sarà una bellissima serata di sport e di calcio, in uno stadio, credo, stracolmo, per una partita che comunque non sarà decisiva ai fini del campionato. Non è un test, un crash test, è una partita del campionato, all'interno di un campionato dove noi veniamo da risultati importanti, il Napoli lo stesso, perché il Napoli ha 44 punti, ha la possibilità di girare a 50. E quindi credo che domani sia una partita non decisiva, ma molto importante per loro. È la classifica che dice che se hanno fatto 44 punti, hanno perso solamente una partita, è normale che siano i favoriti del campionato. Luciano, io credo che sia il migliore ad allenare e ad insegnare, quindi. E lo sta dimostrando a Napoli, l'ha fatto a Roma, l'ha fatto a Milano. 2 mesi fa non pensavamo, nessuno credeva che la Juventus potesse arrivare sicuramente a questa partita in queste condizioni. Ho grande stima di Luciano, indipendentemente che è talmente buffo e divertente che ogni tanto ci litighiamo come l'anno scorso alla fine della partita. Io infatti non sono allenatore, io faccio questo mestiere per sbaglio, devo fare tanta roba. Quindi. Detto questo, Luciano è molto molto bravo. Io credo che sul Presidente ci sarà da dire ben poche parole, nel senso che i risultati e il lavoro che ha fatto in questi ormai 12 anni, dal 2010, che è stato Presidente della Juventus, parlano per lui. Lo ringrazio perché mi ha dato la possibilità di allenare la Juventus, di starmi vicino e di lavorare con lui